limiti della vicenda che è di una complessità molto significativa. Io provo a dire alcune cose che ha fatto la Commissione e che sono riportate nella relazione conclusiva che abbiamo votato martedì, che abbiamo votato solo come maggioranza. Forza Italia, centrodestra e i 5 Stelle hanno presentato loro mozioni. È evidente che ha pesato su questo la campagna elettorale alle porte, anche se io penso che il documento conclusivo sia un buon documento, non esauriente. Adesso dirò, secondo me, un importante documento che consegniamo alla prossima legislatura, e lo consegniamo per due versanti. Uno, perché io credo che sia un buon punto di partenza per approfondire ulteriormente l'inchiesta sul sistema bancario italiano. Per l'altro verso, che mi pare quello più importante, è un documento che contiene una serie di spunti per il legislatore. Sulla base dell'esperienza, di ciò che abbiamo verificato durante questa breve ma intensa commissione d'inchiesta, abbiamo notato che c'è bisogno di modifiche legislative per fare in modo che quello che è successo non succeda più. La commissione è stata comunque importante, utile, abbiamo raccolto moltissimo materiale che resterà a disposizione del Parlamento. Abbiamo fatto tesoro di due indagini conoscitive che avevano già fatto sulle crisi bancarie le commissioni finanze di Camera e Senato, e credo che sia una commissione che ha ben individuato le cause delle crisi, della crisi bancaria, che ha ben individuato, io credo, anche i problemi fondamentali. Poi c'è un tema che riguarda le responsabilità, su cui è chiaro che ci sarà ancora da discutere, e alcune cose sono chiarissime. Il professore ha detto una cosa che non è secondaria rispetto al dibattito che si è aperto sul sistema bancario italiano, le polemiche, la strumentalizzazione. Se chi è venuto prima di noi avesse fatto quella riforma delle banche popolari così come era stato sollecitato più volte dal sistema bancario, probabilmente una parte significativa, sicuramente la crisi delle quattro banche, non ci sarebbero state, ce le saremmo evitate. Ma e anche quella delle vendite, esatto, perché penso che questo vada detto. Così come va detto che il professore ha ragione, è evidente che le crisi delle sette banche, quelle che abbiamo analizzato, sono crisi strettamente legate alla crisi economica, che ha pesato ed è intervenuta sul sistema bancario italiano più tardi che su altri sistemi. E forse è stata una sfortuna, posso dire così, perché prima dell'entrata in vigore delle regole europee altri paesi hanno potuto, sono intervenuti sul sistema bancario per mettere a posto e mettendo soldi sulle loro banche in difficoltà nel momento in cui era possibile, perché lì in molte di quelle banche che erano strettamente legate anche per diverse vicende finanziarie e di credito anche alle banche americane, la crisi lì era arrivata prima, per cui noi abbiamo un po' pagato questa cosa, cioè l'idea della Banca d'Italia che quelle banche in quella fase in cui era ancora possibile intervenire erano a posto, non c'era bisogno di intervento. E questo per esempio è una delle cose su cui dovremmo indagare ulteriormente, ci sono opinioni diverse su questo.
ancora rispetto alla discussione politica, noi dobbiamo mettere in un contesto la vicenda delle banche italiane, perché noi stiamo parlando troppo spesso sui social, quelli che appunto spiegano, diceva prima Mattia, che questo è un paese al declino, al disastro, eccetera, eccetera, presentano il sistema bancario italiano come un sistema devastato. In realtà ci sono alcuni dati che sono emersi, che sono assolutamente chiari. La valutazione è che per rispondere alle crisi di queste banche, e quindi alle crisi appalesate del sistema bancario italiano, noi abbiamo speso 13 miliardi. La Germania, per intervenire sulle sue banche, ne ha spesi 227. Il Regno Unito 101 miliardi. Questo vuol dire che la dimensione anche delle crisi bancarie di quei paesi era assolutamente più significativa. Io penso che sia interessante capire quali sono state le cause della crisi delle sette banche, non sono state tutte uguali, però ci sono molti elementi comuni che sono legati a una gestione dei crediti da parte dei board, da parte degli amministratori, assolutamente sconsiderata spesso, che ha riempito quelle banche di crediti che poi sono diventati con la crisi sempre meno esigibili, il che ha comportato la necessità, per tenere in linea i bilanci, di fare operazioni ancora più ardite, tentativi di acquisizione, aumenti di capitale, emissioni di obbligazioni, che spesso si sono fondate su dati non veritieri, nel senso che presentavano un livello di rischio molto superiore a quello che veniva proposto ai consumatori. Quindi proposte ai consumatori senza un'adeguata informazione. E dentro questo meccanismo, che io, poi il professore magari adesso mi dirà, però io la dico così, l'ho letta così. A un certo punto, 2008-2007, qualche anno prima, queste banche, una parte importante, lasciamo stare il Monte dei Paschi di Siena, queste banche hanno avuto o l'ambizione o la necessità di misurarsi con spazi diversi dai loro tradizionali, che erano il territorio, il territorio in cui stavano, le banche cooperative, le banche popolari, molto di altre, e si sono andate oltre. Per andare oltre hanno incontrato aziende sempre le stesse, imprese sempre le stesse, che a cui hanno dato crediti molto significativi che poi si sono rivelati inesigibili e hanno compromesso la tenuta dei loro bilanci. Dopodiché, di fronte a questo, si è reagito, soprattutto le banche venete hanno reagito cercando di occultare questa difficoltà. Nel momento in cui tutte le banche italiane perdevano, erano in difficoltà, le banche venete, i loro bilanci risultavano positivi, perché il meccanismo delle baciate consentiva questo, cioè io ti do il prestito, ma tu una parte di quel prestito me lo restituisci comprando le obbligazioni. Cosa che, guardate, non è vietata, a condizione che nel bilancio sia chiaro qual è l'operazione. Se invece risulta solo che tu hai venduto le obbligazioni e non che le hai pagate tu,
bilancio viene stravolto e in più gli obbligazionisti si trovano a comprare titoli che hanno un valore che in realtà poi si è rivelato non essere. Tutto questo è avvenuto, ed è avvenuto non solo lì, perché le vicende dei crediti dati senza nessuna cura, senza avere la capacità di verificare la solvibilità del creditore, senza avere neanche la spesso in Banca Etruria c'è la famosa vicenda della barca, senza spesso avere neanche nozione di qual era l'impresa su cui si investivano i soldi, spesso crediti dati a persone legate ai consigli di amministrazione, c'è tutto un tema che riguarda la responsabilità dei consigli di amministrazione, a come sono stati dati i crediti, ovviamente molto di questo sta anche nel penale, sono stati dati crediti a familiari o a persone legate a sé. C'è un problema serio rispetto al fatto, per esempio, che prima delle risoluzioni delle banche alcuni lo sapevano e hanno sorpassato gli altri e sono ritornati in possesso dei loro. Ci sono una serie di cose ancora su cui indagare, però sono tutti segni di una mala gestione evidente, e quindi di amministratori infedeli. La seconda cosa che ci tengo a raccontare, perché anche su questo noi dobbiamo saperla, è come sono state risolte queste vicende. Perché anche qui la vulgata è che abbiamo messo tutti quanti per strada. Il fatto sociale in alcune realtà è stato significativo, però io penso che sia giusto ricordare come sono state risolte le diverse crisi. Per quattro banche c'è stata una risoluzione, sono state create quattro good bank che sono state acquisite da UBI, tre sono state acquisite da UBI e Cari Ferrara dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, le good bank in cui sono state, c'erano anche le obbligazioni ordinarie, c'erano gli sportelli, c'erano i dipendenti che così sono stati salvati, c'erano i risparmiatori, c'erano anche gli obbligazionisti ordinari. MPS, sapete, c'è stata la ricapitalizzazione, oggi e per qualche anno ancora potrà restare di fatto con una partecipazione del tesoro del 68%, perché il tesoro garantisce le obbligazioni. Su Monte Paschi Siena la storia è un'altra, l'ha accennato il professore, però la storia è un'altra. Monte Paschi Siena è una storia che è fatta di un'acquisizione di Antonveneta assolutamente... La seconda? C'è prima la storia, non c'è con la Banca del Salento. Però diciamo Antonveneta è stata una cosa in cui si è fatta un'acquisizione, in cui si è pagata una banca sopravvalutandola e mettendo titoli eccetera eccetera. Il fatto che quella banca aveva in pancia un numero di titoli di Stato molto più elevato degli altri, di altre banche, e che quando lo spread era arrivato a 500, quando c'è stata la crisi del credito sovrano, è evidente che l'impatto è stato fortissimo. E poi la mala gestio che, guardate, vuol dire, poi ci torno, i conti a Singapore
degli amministratori della banca, in cui ci sono milioni di euro probabilmente ricavati dagli accordi con i fondi di investimento che avevano venduto i derivati a Monte dei Paschi di Siena, che li aveva tenuti in pancia, che hanno contribuito. Per cui, però, l'altra cosa sono le venete. Guardate, anche sulle venete c'è un tasso di infedeltà, di gestione assolutamente anche illecita delle vicende. Banca di Vicenza, il ruolo di Banca di Vicenza, i tentativi di Banca di Vicenza di acquisire altre banche, gli aumenti di capitale in funzione, tutto questo. Qui, adesso lo dico, le questioni della vigilanza sono più evidenti. Lì, perché noi abbiamo imparato due cose in queste settimane: la cosa delle baciate e le porte girevoli. Cioè, è impressionante sentire parlare i magistrati che stanno indagando su Banca di Vicenza e Banca Mesa. Cioè, tu scopri che lì chiunque, dai magistrati stessi alla Guardia di Finanza, a chi per Banca d'Italia doveva fare le ispezioni, alla fine sono tutti collocati o in un consiglio di amministrazione di una società vicina, o hanno avuto, come il procuratore della Repubblica di Treviso, la moglie che ha avuto da Banca Veneta l'incarico di seguire gli affari legali di Banca Veneta. Insomma, una cosa seria che investe anch'essa la vigilanza. E anche qui però noi abbiamo Banche Venete, oggi sono andate in liquidazione, Banche Venete sono controllate oggi da BCE, cioè c'era già stato il passaggio. BCE ha chiesto la risoluzione, siamo arrivati a chiedere come governo italiano la possibilità di mettere sul mercato la parte buona delle banche. Banca Intesa, come sapete, ha acquisito Sportelli, eccetera, eccetera, e anche qui resta il tema, che è il tema di chi ha acquisito le obbligazioni straordinarie, quegli investitori che sono stati anche, io non ho dubbi a dirlo, truffati, e che si sono trovati. Ora, su questo passa l'idea che non si è fatto nulla. In realtà non è così. In realtà noi abbiamo già fatto un fondo che ha proposto a questi obbligazionisti una doppia, a tutti coloro che hanno meno di 35.000 euro di reddito e possiedono un valore immobiliare inferiore ai 100.000 euro, è stato proposto un risarcimento immediato, che già si sta facendo, dell'80% del loro investimento. Gli altri dovranno aspettare le procedure di liquidazione. Oltre a questo, abbiamo fatto già, con l'ultima finanziaria, abbiamo attivato un ulteriore fondo, in cui adesso ci sono solo 50 milioni, che però serve a ristorare. Ora, è evidente che c'è un sistema che non ha funzionato, se tutto questo è stato possibile. È evidente che c'è stato un sistema di vigilanza che non ha funzionato, e capire perché non ha funzionato è importante. Il professore lasciava intendere anche che forse non ha funzionato solo perché c'erano elementi diciamo costitutivi della vigilanza che non erano adeguati, ma forse sì,
devo dire che su molte vicende è abbastanza strano. Sì, non lo posso dire, però devo dire che su molte vicende, cioè le contraddizioni tra Consob e Banca Italia e altro, insomma, qualcuno il suo lavoro proprio non l'ha fatto. Perché guardate che uno dei problemi fondamentali, secondo me, sulla vicenda sono, abbiamo individuato questo, due problemi fondamentali. Uno, c'è un problema di potere di Banca Italia rispetto alla vigilanza. Perché oggi la vigilanza si esercita chiedendo alla banca di dire, anche l'ispettore va e dice dimmi, via. Non ha la possibilità di utilizzare forze dell'ordine, poteri adeguati per indagare direttamente. E questo è pesato perché molte di queste vicende sono legate al fatto che le banche hanno dato false comunicazioni a Banca Italia. E quindi, ma i reati sono tutti reati. No, ma i reati qui ce ne sono a bizzeffe. Però guardate che il problema della vigilanza non è perseguire i reati, il problema della vigilanza deve essere quello di prevenirli per evitare che poi i risparmiatori paghino i prezzi che hanno pagato finto. È che viene troppo spesso qui. Per cui il tema, questo è un tema serio, il tema è più poteri alla vigilanza e il tema è Consob e Banca Italia che non si parlano, non si sono parlati. È stato agghiacciante con vedere i prospetti con cui hanno venduto al pubblico, non agli investitori istituzionali, obbligazioni rischiosissime con Banca d'Italia che sapeva che erano rischiosissime e lo comunicava a Consob dopo che Consob aveva già approvato il prospetto senza nessuna possibilità di bloccare il prospetto e quindi quelle azioni sono andate e quindi qui c'è un altro su questo la relazione finale dice una serie di cose, fa una serie di proposte così come fa una serie di proposte rispetto a tutto il terreno che riguarda la magistratura, l'introduzione di reati che oggi non ci sono. Oggi la magistratura può intervenire solo quando è dichiarato il fallimento. Oggi la magistratura può intervenire poco e solo da poco tempo prefigurando il reato di corruzione privato su privato. Mussari, che c'ha il conto in banca a Singapore, quel conto lì, la magistratura italiana, siccome non c'era il reato di corruzione privato su privato, non può neanche andarlo a vedere. Allora, ci sono queste cose e c'è l'idea anche alla magistratura di dare più potere, costruire delle sezioni distrettuali specializzate e magari una procura nazionale, così come succede per l'antimafia, che coordini, perché serve, ce lo dicono i magistrati di Milano, che sono quelli, essendo la sede della Consob, più interessati, serve una specializzazione su questo. Servono garanzie sul management, bandi pubblici, trasparenti, non bastano le competenze, serve anche che ci siano garanzie rispetto al fatto che non abbiano interessi e conflitti di interessi dentro le banche, perché questo è l'altro tema che abbiamo verificato. Ultimo, bisogna tutelare di più il risparmio. La Consob, constatare che solo qualche anno fa la Consob ha tolto dai prospetti informativi la possibilità di quantificare in maniera chiara il rischio delle obbligazioni che venivano comprate e il fatto che si possano
mettere in giro obbligazioni che dovrebbero essere riservate ad obbligazionisti istituzionali e non date al grande pubblico, così come è stato, sono vicende che non devono succedere più e che pongono la questione di, anche qui, modificare le norme. Grazie.